Bene, buonasera. Siamo qui anche questa sera, anche questo giovedì, per affrontare il tema che ci è stato proposto. Allora, il titolo è Pecunia, Penia e Poro, Eros. Che rapporto tra denaro e relazioni umane? Questo tema si inserisce all'interno del nostro argomento mensile, che è quello di Regina Pecunia, che sarà concluso questa domenica mattina con il nostro seminario che avrà questo stesso titolo, quindi Regina Pecunia. Partendo dal titolo di questa sera, volevo leggervi una parte del simposio che parla della nascita di Eros e poi tentare di collegarlo insieme a voi a Pecunia. Allora, quando nacque Afrodite, gli dei tennero banchetto e fra gli altri c'era Poros. Poros, che a volte è detto anche nella traduzione latina Pluto, ed è il dio dell'inganno, dell'espediente. Figlio di Metis, che è la perspicacia. Dopo che ebbero tenuto il banchetto tutti gli dei, venne Penia, che è la povertà, a mendicare. Siccome c'erano tanti ricchi, ha detto colgo l'occasione. Poiché c'era stata una grande festa e se ne stava vicino alla porta. Successe che Poros, dopo che aveva ubriaco, bevuto, quindi ubriaco di nettare, e dato che il vino non c'era ancora, entrato nel giardino di Zeus, appesantito com'era, fu colto dal sonno. Penì allora, per la mancanza in cui si trovava di tutto ciò che ha Poros, desiderando di avere un figlio da Poros, giacque con lui e concepì Eros. Per questo Eros divenne seguace e ministro di Afrodite, perché fu generato durante le feste natalizie di lei. Ad un tempo è per natura amante della bellezza, poiché Afrodite è bella. Dunque, in quanto Eros è figlio di Penia e Poros, gli è toccato un destino di questo tipo. Prima di tutto è povero sempre, stiamo parlando di Eros, ed è tutt'altro che bello e delicato, come ritengono i più. Invece è duro e ispido, scalzo e senza casa, si sdraia sempre per terra senza coperte. E dorme all'aperto davanti alle porte o in mezzo alla strada. E poiché è la natura della madre, è sempre accompagnato dalla povertà, la miseria è sempre di casa sua. Per ciò che riceve dal padre, invece, egli è insidiatore di belli e di buoni. È coraggioso, audace, impetuoso, straordinario cacciatore. Intento sempre a tramare intrighi, appassionato di saggezza, pieno di risorse, ricercatore di sapienza per tutta la vita, straordinario incatenatore, preparatore di filtri, sofista. E per sua natura non è né mortale né immortale, ma in uno stesso giorno, talora fiorisce e vive, quando riesce nei suoi espedienti, talora invece muore, ma poi torna in vita a causa della natura del padre. E ciò che si procura gli sfugge sempre di mano, sicché Eros non è mai né povero di risorse né ricco. Inoltre sta in mezzo fra sapienza ed ignoranza. Eccoci, allora, ho voluto leggere con voi questa parte del simposio perché, come tutte le opere greche di questo genere, riescono un pochino a raccogliere insieme la contraddizione dell'essere umano e soprattutto la contraddizione di quello che è il tema che affronteremo questa sera, e cioè la relazione tra il denaro e le relazioni invece umane tra gli esseri umani. Allora,
rispetto alla descrizione di questo amore scalzo, sempre povero, che dorme davanti agli usci delle persone, che non è vestito di orpelli, diciamo che la narrazione che noi abbiamo di amore, la narrazione vigente, non è neanche somigliante a questo tipo di descrizione. Prima parlavamo tra di noi e dicevamo che le frasi dei baci Perugina possono rispecchiare ciò che uno potrebbe aspettarsi da una relazione. E in questo modo, se questo è quello che domina nella scena dove noi viviamo, è anche vero però che la stessa narrazione spinge in qualche modo all'essere individualisti, a farsi di per sé. Le altre volte, quando parlavamo di denaro, di accumulo, c'erano state varie esperienze del genere: io devo accumulare del denaro durante la mia vita perché un giorno, quando mi servirà, quando sarò vecchia o se mi brucerà la casa, ho bisogno di avere una somma alla quale attingere. E questa narrazione, che non vuole essere ovviamente colpevolizzante, non è questo, è che è simbolica di una cultura nella quale noi viviamo, no? Questa narrazione sottintende il fatto che noi intendiamo l'essere umano come un essere autonomo, indipendente, slegato da tutti gli altri. Perché se è vero che noi abbiamo dei legami e delle relazioni, a me viene da pensare, quando avrò bisogno, tenterò di chiedere una mano alle persone che sono attorno a me. E dunque, da una parte ci dicono in qualche modo di recidere i legami con questa tendenza individualista, dall'altra l'amore, bello, delicato, aereo, sempre soddisfacente. In questa contraddizione poi ci caschiamo dentro a piedi pari. E in qualche modo tentiamo di stemperare quasi la tragedia di questo individualismo attraverso varie forme intossicanti che possano soddisfare quello che per noi invece è un bisogno, che è quello del legame, della relazione. E in questo, in qualche modo, si insidia anche Regina Pecunia. Perché come sempre le cose insidiose trovano la loro strada tra le contraddizioni. Quello di cui avevamo parlato durante il laboratorio che ci ha preparato a questa scuola, abbiamo tentato in qualche modo di legare tutto questo attraverso cioè all'esperienza, tentare di tradurre attraverso l'esperienza. Per esempio, sempre sulla dinamica del devo accumulare soldi perché poi succede qualcosa, c'era qualcun altro che diceva: sì, è vero questo, che il denaro in qualche modo ha questo potere di darci l'illusione di essere indipendenti. Però è anche vero che se io mi trovo in una relazione che in qualche modo mi fa soffrire, però della quale io non posso fare a meno perché sono dipendente economicamente, come spesso può accadere dei figli nei confronti dei genitori, un corrispettivo mensile mi permette di liberarmi in qualche modo da qualche relazione soggiogante. E quindi questo per dire che cosa? Che bisogna fare attenzione a essere moralisti nei confronti del denaro. Perché ci ricordava anche Cacciari durante un intervento della permanenza del classico, per esempio il denaro ha permesso le rivoluzioni, le grandi rivoluzioni dell'essere umano, senza le quali non si sarebbe potuto sovvertire nessun tipo di dinamica del potere, partendo dalla rivoluzione francese in poi e arrivando a quelle più recenti. Quindi il denaro potrebbe essere visto come salvifico, liberatorio, liberante, ma allo stesso modo come soggiogante. Ed è proprio nel potere che lui porta che noi dobbiamo prendere una posizione nel riguardo,
nei riguardi del denaro, perché porta insidie soprattutto a livello relazionale. Ecco che essere neutri nei confronti di Pecunia è molto difficile. Poi, durante la nostra discussione, sempre con le esperienze, ovviamente, sono venute fuori varie esperienze di coppia che hanno a che fare con il denaro. Beh, partendo dal fatto che il matrimonio è comunque un contratto che ha anche delle conseguenze dal punto di vista materiale, ok? Quindi, per esempio, c'era qualcuno che diceva, che raccontava questa esperienza e diceva: qualche mese fa mi sono separata dal mio compagno che portava lo stipendio a casa. Quindi, come succede nella maggior parte delle famiglie, forse ovviamente negli ultimi anni no, però di solito la famiglia sottintendeva il fatto che l'uomo portasse lo stipendio a casa e alla donna dovesse un po' gestire lo stipendio dell'uomo, no? Quindi, se siamo in una famiglia del genere, c'è una separazione. Nel frattempo, però, questa persona raccontava che durante questa separazione, in cui si dovevano ancora definire un po' i termini, sono accadute delle cose varie ed eventuali, per cui alla fine questa persona riceve una pensione adesso che le permette l'indipendenza e l'autonomia dal suo ex compagno. E diceva prima, il fatto che io adesso riceva del denaro che mi rende indipendente può essere stato causa di un non ritorno da parte del mio ex compagno, perché io, non avendo più bisogno di lui a livello materiale, ho pensato che potessi farne proprio a meno. E quindi questo potrebbe essere un esempio di quello che succede, del ruolo che il denaro con la sua potenza ha all'interno di una dinamica relazionale di questo genere. E poi lei diceva, poi l'accusa che potrebbe essere fatta è: tu non vuoi tornare insieme perché adesso sei indipendente, non hai più bisogno di me. E io riflettevo sul fatto che spesso chi dice queste cose è proprio qualcuno che incarna la stessa cosa che accusa nell'altro. Cioè, se il compagno dice questa cosa, tu non vuoi tornare insieme perché adesso sei indipendente, lo dice da una prospettiva di una persona che ha uno stipendio, l'ha sempre avuto ed è indipendente e recrimina all'altra persona la stessa cosa, la sua stessa posizione. E quindi, ritornando al fatto che non si può essere neutri nei confronti di questo argomento, secondo me è anche giusto cominciare a ragionare su queste questioni. C'è stato Lucio che, come sempre, ha dato uno sprint alla nostra conversazione, che ha tentato di riavvicinare Eros e denaro attraverso i termini possessione e possesso. Di fatto, quando c'è Eros c'è la possessione, quando c'è denaro c'è il possesso. Lui dice: io preferirei possedere Eros che denaro a questo punto, se proprio devo scegliere. Stavano in termini di, cioè, mi sembrava una relazione più vicina di parlare di possesso, mi mette, cioè, di avvicinarlo al denaro, no? Un possesso, no? E invece la possessione avvicinava a Eros, no? Però nel senso che a questo punto, cioè, a parte che poi i termini possono anche mutare e scambiare questa, diciamo, questa specie di questa simmetria che poi è un po' tirata, ma però cioè che anche nel denaro poi diventa, nell'accumulo diventa un'ossessione, può diventare un'ossessione, no? Ma invece il positivo che trovavo nella possessione di Eros, che poi tra l'altro non sono d'accordo sul discorso di questo immaginarsi che Eros coincida con l'amore dei baci, Eros è quello che hai letto all'inizio, cioè molto così, ingannevole, mutevole, no? Cioè, che perlomeno
è una, la possessione è un fatto quello che si viene posseduti, cioè che comunque in qualche maniera ti lega all'altro, mentre sul denaro poi semplicemente al di là dell'uso che puoi farne, se entri in quella volontà dell'accumulo, cioè, è meglio in qualche modo venire preso da... è un seguro che smuove quello che avvicina le persone. Ecco. Poi le fa anche separare oppure le cose finiscono lì, no? Però questa attrazione c'è, cioè, in qualche modo è interessante, se parlano. Col denaro si può rischiare invece di amare il denaro per il denaro, insomma. Perlomeno con Eros ami qualcuno, perché avrai pure un fatto anche tra l'altro naturale, cioè esiste questa attrazione che serve per la riproduzione della vita, di perpetuare le cose, no? E quindi, cioè, in qualche modo trovo più positivo, anche se la possessione è un fatto tra virgolette negativo, insomma, cioè per essere posseduti ti lleva una quota di... cioè l'innamoramento di quelli che ti fanno perdere la testa, però perlomeno c'è un oggetto che sia, che non sia delle banconote o quattro monete, insomma, tutto lì. Certo, difatti, quando, mentre mi parlava e raccontava questo suo pensiero, mi è venuto in mente Berlusconi. Nel senso che come icona antropologica, non come politica. Come icona antropologica, come case study, cioè proprio se mi immagino come antropologa e dovessi andare sul campo a studiare qualcuno, mi piacerebbe seguire Berlusconi e annotarmi sul mio taccuino. Chissà come vai a finire dopo. Perché se penso alla sua figura, penso a una persona che insegue Eros e denaro, nel senso non tanto perché cosa sono Eros e denaro, ma quasi per il loro strumento di esorcizzazione della morte e del limite degli esseri umani, perché sia nel caso di Eros e quindi della riproduzione, della trasmissione dei figli nel mondo, sia nel caso del denaro, c'è quasi una parvenza di eternità in questo. E quindi non a caso i greci fanno nascere Eros da Poros e Penia. Tornando invece allo scenario a cui dobbiamo assistere noi, tra l'altro è tornato anche Berlusconi, chissà perché. Non se ne è mai andato. Sapeva della scuola di oggi. Allora abbiamo, poi torniamo al nostro scenario, quindi tra di noi in questa stanza. Abbiamo attacchi di panico, stati crepuscolari prolungati, resistenti ai farmaci, condizioni umorali molto instabili, che si possono, qualcuno definisce bipolari, chiusure al mondo in molteplici forme intossicanti di vario genere, e tutto ciò in qualche modo ci potrebbe interrogare davanti a questo, a tutti questi stati dell'esistenza dove manca Eros, mi verrebbe da dire, ci verrebbe da, a me verrebbe da interrogarvi, interrogarci tutti, sulla necessità di riportarci ad una posizione anche nei confronti di Pecunia e di Eros e di abbandonare quella finta neutralità che potrebbe andare poi a volte o dal moralismo verso il denaro o dalla difesa del denaro, e riportarci in una conversazione che riesca a stare esattamente come sono riusciti nel simposio, che riesca a stare in una contraddizione. Ecco, quindi io vi ho riportato un po' qual è stata la conversazione del nostro laboratorio. Sicuramente quello che noi troviamo
nel nostro vivere concreto è un allontanamento da quello che è Eros. Io mi sento di dire questo, perché tutto quello che ci viene proposto va o nel versante dell'intossicazione, quindi della simbiosi con gli altri, attraverso, abbiamo visto, che ne so, fare serata con appunto la mediazione dell'alcol, oppure attraverso un individualismo sfrenato, che poi sono due facce della stessa medaglia, perché, come dicevamo anche prima, non c'è una relazione con un altro, non esiste un altro da te con il quale avere una relazione. E in questo il denaro può avere un ruolo molto significativo, perché può in qualche modo essere strumento ulteriore per l'essere umano per poter in qualche modo stemperare un pochino il bisogno di legami e di relazioni dalle quali non possiamo prescindere, come abbiamo detto l'altra volta, e può in qualche modo stemperare attraverso altri tipi di godimento e soddisfacimento, che però portano sempre la caratteristica di essere momentanei, che non riescono a durare nel tempo. E quindi, se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, io avrei finito la mia... I componenti del laboratorio. Sì, dei componenti del laboratorio. Magari c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa dopo la registrazione. Dopo la registrazione, sì. L'invito dalla registrazione. Sì. Non so, ma può essere, no? Io vorrei sottolineare un aspetto del lavoro del laboratorio che si sta consolidando sempre di più e che sicuramente anche domenica darà un grosso contributo alla scuola, perché noi ci troviamo di fronte, anche se trattassimo solo di problematiche alcol correlate, hai contraddizioni enormi. Proprio in questi giorni è accaduto che per una iniziativa della diocesi di Roma, Le vite e la vita dei tracci, c'è stata una promozione del consumo di bevande alcoliche attraverso un corso di sommelier, e a venire, mi pare ieri o l'altro giorno, ha in qualche maniera messo in evidenza un'iniziativa universitaria per il bere moderato. In entrambi i casi c'è stata una risposta di un gruppo di persone che frequentano il club, legati un pochino anche a camminare insieme. L'iniziativa è stata anche espressa in occasione del congresso con la raccolta di firme, no? Ci siamo confrontati con Flaviana e abbiamo concordato di fare questa raccolta di firme. Poi la cosa è un po' andata avanti, è stato scritto un documento e la SIA ieri ha preso posizione, sia Società Italiana di Oncologia, è un po' società scientifica in campo oncologico, che forse è l'unica in Italia che si occupa specificamente di alcol, nella quale io sono anche iscritto, con la funzione di garante, e ha preso posizione e ha scritto ad Avvenire. Contemporaneamente, il padre Danilo Salezze ha contattato la Chiesa italiana, e oggi è arrivata la risposta del cardinale Zuppi, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha dato la sua disponibilità di aprire un dialogo con il club sulle questioni del consumo di bevande alcoliche. Quindi lì si possono aggiungere tanti aspetti, no? Perché la cosa non è per una posizione proibizionista che è stata presa posizione, no? Ma perché la promozione del consumo delle bevande alcoliche è molto legato a stili di vita rispetto ai quali indubbiamente c'è la questione del profitto e del denaro, e c'è anche la dissipazione del denaro, perché se pensate che una ritualità baccanalica, come spesso accade nelle nostre città con spritz time, queste robe qua, consumo anche di sigarette, produce una perdita economica da parte dei singoli piuttosto significativa, perché circa vanno dai 300 ai 500 euro al mese spesi per consumi voluttuali che fanno anche male alla salute e alle dinamiche sociali. Notizia di oggi che un ragazzo che non aveva compiuto ancora 19 anni
a Roma è stato travolto da una macchina e ucciso sul marciapiede da una persona che è risultata positiva al test della droga e dell'alcol, una persona a cui era stata ritirata la patente 2 anni fa. Quindi sono elementi di grandi tragedie che, rispetto ai quali dobbiamo forse ripristinare un'attenzione nei confronti della prevenzione, ma in un modo assolutamente nuovo, non soffermandoci soltanto sull'alcol, sull'aspetto legale, che sono cose importanti, naturalmente, lasciamo alla politica il compito di legiferare. Noi abbiamo un compito prevalentemente di natura culturale. È chiaro che il consumo di droga alcolica, che è la matrice dalla quale nasce anche l'esperienza dei club, rappresenta un fatto emblematico, rispetto al quale appunto il laboratorio ha il compito sostanzialmente non di fare un'operazione accademica, ma di approfittare della tanta ricchezza che c'è anche in rete, che se ben articolata, trasmessa, democratizza la conoscenza e la precondizione perché sia possibile una democrazia reale comunitaria. È l'accessibilità, la conoscenza da parte di tutti, anche chi non ha avuto grandi opportunità di frequentare le scuole alte, le università, le accademie, i dottorati. Ecco, questo è un compito, a mio parere, che è intrinseco all'educazione ecologica continua e significa appunto andare a visitare cose che sembrano molto distanti. Ma in realtà non dimentichiamoci che oggi è stato citato dal laboratorio il simposio, un luogo in cui i filosofi di allora, non c'erano solo filosofi, c'era il medico, c'era un po' di tutto, cioè la classe dirigente, no? C'era Socrate, nel racconto di Platone. E si erano trovati per bene, perché il simposio vuol dire questo, no? Poi c'è questa modalità anche di miscelare, no? Perché erano vini fortificati per i greci, miscelare acqua con vino per ridurre la concentrazione di alcol etilico. E lì si apre una conversazione nella quale c'era anche l'ubriaco. Tra l'altro anche Eros nasce perché il padre ubriaco. L'ubriaco si è addormentato e la povera Penia ha approfittato, e speriamo che lui, che è così bravo astuto con i suoi espedienti, li tiri fuori da questi guai. Genera Eros che destabilizza gli esseri umani, perché questi sono gli elementi sui quali appunto noi siamo chiamati a far sì che anche le conoscenze classiche non rimangano patrimonio delle accademie chiuse in se stesse, diventino cultura popolare, diventino qualcosa di divulgativo. Abbiamo un estremo bisogno di divulgazione, di conoscenze. Andare dal medico caricati anche di un bagaglio di conoscenze non significa creare una contrapposizione, ma invitare il medico stesso a essere altrettanto umile quanto lo sei tu e condividere democraticamente la ricerca di una soluzione e personalizzazione dei problemi della vita, evitando tutti gli stereotipi che altro non sono se non un insieme piuttosto complesso di pregiudizi che noi spesso mettiamo in campo, anche quando decliniamo il problema dell'alcolismo come una condizione generalizzabile in uno stato di malattia, ma lo consideriamo semplicemente un comportamento emblematico, non solo sintomatico, ma emblematico di qualcosa che riguarda la coscienza degli esseri umani, dietro la quale ci sta il dolore, la sofferenza, l'incomprensione, le contraddizioni. Questo io insisto perché il laboratorio tiri fuori, guarda. Terreno difficile naturalmente da sondare di internet, anche quella ricchezza di informazioni che per esempio il sito della permanenza del classico dell'Alma Mater di Bologna ammette in evidenza. Nel 2021 c'è stata la 20ª edizione e adesso vedo che ci sono altre iniziative, per esempio sulla piacerebbe sicuramente alla Silvia sulla traduzione, è stato a settembre di quest'anno e già in rete nel convento, in particolare sulla tradizione di testi poetici latini. Non c'è, ma cosa c'entra con il bene? C'entra e come? Perché gli antichi
guardate, che avevano problemi molto simili ai nostri. Anche allora c'era l'arco, c'erano le forme di intossicazione, il problema con la natura, il terreno di natura che imprezzi, che ci porta nella pienezza della nostra visione ecologica. Se noi ci arricchiamo di queste conoscenze, diventiamo più protagonisti della nostra vita. Il club non è un luogo di contenimento manicomiale. Il club è un luogo nel quale si cerca in tutti i modi di esprimere il sommo grado delle potenzialità che ci sono in noi, andandoci singolarmente insieme agli altri, operazione difficilissima. È un luogo deistituzionalizzato che però non esita se c'è da aprire anche una polemica con le istituzioni. Ecco, credo che questi siano gli elementi che dovrebbero caratterizzare l'evoluzione della scuola da qui in avanti, soffermandoci su temi. Concluderemo questo breve ciclo sul denaro domenica prossima, ma non penso che venga esaurito, perché poi il denaro entrerà sul tema dell'eredità, degli eredi. Ecco, mi fermerei qui. Bene. Poi apriamo la discussione.